Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Mi chiamo Gianluca Ranieri Bandini, sono un trader e un investitore. Oggi ci facciamo una chiacchierata sul quando andare a vendere dei singoli titoli azionari. Intendo quelli che abbiamo già in portafoglio, quindi non andare a shortare delle azioni. Beh, il primo punto è molto semplice, subito da dire. Dobbiamo fare una differenza sul fatto se stiamo parlando di un trader, quindi di colui che va proprio a operare sull'azionario con tecniche di trading, quindi operazioni che sono di breve al massimo medio termine, oppure se ci rivolgiamo a colui che va a investire, che va a fare il cassettista, come si suol dire, perché cambiano molto le cose a dire il vero. Per quanto riguarda il trader, questo ha assolutamente bisogno di molta analisi tecnica e soprattutto di avere un piano ben definito per quanto riguarda il discorso del take profit e degli stop loss. Questo mi pare che sia pacifico. E quindi tutta quanta la pianificazione che è stata effettuata precedentemente all'ingresso, magari con delle tecniche di trading following, quindi si va a seguire una rottura prepotente di strutture importanti che possono essere supportive o che possono essere dal punto di vista delle resistenze, quindi io posso seguire un titolo sia al ribasso che al rialzo, quando comunque queste strutture sono rotte da volumi. Sono accompagnati da segnali evidenti, ad esempio anche tramite l'ausilio di indicatori oscillatori, quindi io vado a prendere la mia posizione. È chiaro che devo già andare a decidere a priori il livello di stop e anche quello del profit. Poi posso fare dei piccoli aggiustamenti, ho tutto quanto il mio piano, la mia strategia. Quindi si uscirà da questo titolo quando avrò raggiunto uno dei due livelli. Questo quindi è il primo punto. Invece, se ci andiamo a rivolgere a coloro che se investono come i cassettisti, quindi a tempo indeterminato su un singolo titolo, che è l'argomento prevalente di questo canale quando parliamo di azioni, sono altri discorsi che bisogna andare a fare. Oddio, posso sempre, è chiaro, avere mentalmente dei take profit e degli stop loss, questo ovviamente non me lo vieta nessuno, però tendenzialmente sono altri discorsi che dobbiamo andare a trattare. Ad esempio, direi che noi dobbiamo andare anche a puntare titoli molto forti, titoli che hanno dei vantaggi competitivi, i soliti discorsi che sentiamo che derivano dal value investing, da Graham, da Greenblatt, da Buffett, insomma, scegliete voi il vostro guru, però io so che molti di quelli che mi seguono cercano di utilizzare questa filosofia. Quindi, dando per scontato che dobbiamo cercare di tenerci il titolo il più possibile e finché ha senso, senza farci parlare dagli isterismi, direi che un punto sicuramente da prendere in considerazione per vendere un titolo azionario è banalissimo, ovvero quando ci servono soldi, cioè quando assolutamente non possiamo farne a meno. Però devono essere dei motivi molto importanti perché dovremo sempre avere un budget, diciamo più che budget, proprio un fondo di riserva, di emergenza per affrontare quelli che sono degli imprevisti. Quindi diciamo che la natura, il motivo per cui ci servono i soldi deve essere estremamente importante e urgente, di carattere eccezionale, perché dobbiamo impostare il tutto in maniera tale da non dover smontare il nostro portafoglio perché all'improvviso ci servono dei denari. Oppure sono semplicemente arrivati al mio target temporale e allora posso anche cominciare a smontare il mio portafoglio, rivoluzionarlo, venderlo tutto. Intendo, beh, ho investito con un orizzonte temporale di 20 anni e adesso ho iniziato appunto nel 2000, il 2020, e mio figliolo era appena nato, era un bebè, adesso di andare all'università anche molto prestigiosa, e prendo tutti quanti i frutti maturati e li spendo per mandarlo all'università. Oppure ho raggiunto la mia età pensionabile, oppure la cifra che mi consentirà di andare in pensione, liquido il mio portafoglio, comunque lo vado a rivoluzionare, giusto, pacifico. Ma veniamo invece a situazioni, diciamo, anche un po' leggermente meno banali.
che invece non appartengono ai punti che ho detto. Quindi accade che devo vendere un titolo non perché mi servono soldi e non perché ho deciso di disinvestire in assoluto o è finito il mio orizzonte temporale. No, addirittura mi trovo nel bel mezzo degli anni, i migliori più importanti, diciamo, dal punto di vista degli investimenti, perché magari ho iniziato qualche anno fa, ho 40 anni, ho un orizzonte temporale ancora molto lungo davanti a me, eccetera. Quando devo andarmi a liberare di un singolo titolo azionario, quindi? Beh, quando il suo business sta venendo meno. E che intendiamo per questo? Che sta andando in difficoltà, la concorrenza sta schiacciando questa azienda, oppure il mercato si sta rivoluzionando così tanto che la sua realtà è destinata a morire. Accade spesso in ambito tecnologico. No, semplicemente non ci piace più, semplicemente non vi è più quel vantaggio competitivo. È ora di liberarcene prima che sia troppo tardi, perché potremmo addirittura trasformare dei guadagni in perdita o incrementare la stessa se già ci troviamo in questa situazione. Un altro motivo per cui andare a vendere un'azione è quella del cambio del management o del CEO, oppure non ci piacciono più entrambi perché abbiamo scoperto delle cose che non conosciamo prima o ci sono delle importanti novità. Insomma, questa società ha tanto potenzialità, sta facendo bene, però chi l'amministra non ci piace più. C'è qualcosa proprio che non va, non ci convince, scatta un campanello d'allarme, spia rossa e allora possiamo liberarcene. Un altro motivo è ad esempio uno scandalo importante che magari ancora non ha fatto crollare troppo velocemente il titolo. Sappiamo che verosimilmente potrà portarlo nel baratro e quindi ci liberiamo dello stesso. È un po' collegato quindi al discorso del venire meno del business, del CEO, del management. Quindi sono quei motivi scatenanti per cui ci fanno rivedere in modo importante quelle che erano le nostre valutazioni iniziali, cioè per questi motivi noi non crediamo più nell'azienda. È chiaro, non bastano delle notizie stupide, dei rumori di fondo, tipo magari quelli che avevano sconvolto un po' per qualche giorno Facebook nel passato, ma chi se ne importa? Io parlo di cose che vanno a minare seriamente la bontà del titolo, perché altrimenti andiamo a seguire l'emotività e non una razionalità. E non un'analisi lucida. Un altro motivo può essere quello, ad esempio, quando investiamo nei pharma, e quindi ci andiamo un po' a collegare, no, al concetto di business, che la FDA non va a convalidare un farmaco molto importante, oppure va a prospettare una notizia del genere. E sappiamo che l'azienda può essere molto dipendente a livello di fatturato, di profittabilità per quel farmaco, e allora ce ne liberiamo. È normale che quando esce la notizia, se non siamo velocissimi, se non abbiamo degli ordini in macchina, ma in realtà anche se ce li abbiamo, potremmo comunque prenderci una botta forte. Però a volte, soprattutto per le condizioni più critiche, il titolo tenderà a scendere ancora molto e molto in termini percentuali nei giorni successivi. Quindi comunque potremo sempre andarci a tutelare e a registrare una perdita inferiore. I motivi, quelli felici, invece, riguardano l'overvalued. Quindi noi abbiamo fatto la nostra analisi, abbiamo avuto ragione, abbiamo ad esempio un PE basso, tantissimi indicatori che ci andavano a sottolineare un'importante crescita dell'azienda, anche un'ottima valutazione ai prezzi in cui siamo entrati. È passato un anno, 2 anni, 3 anni, fate voi, le quotazioni sono arrivate a un livello no sense, proprio dal punto di vista fondamentale. D'altronde siamo entrati tramite quelle analisi e l'azienda dal suo fair value, addirittura l'undervalued, quando l'abbiamo presa noi, beh, non sconta più un bel tubo, o meglio, vale troppo, vale tantissimo. Il PE quando siamo entrati era 20, adesso è 1000, e non ha senso, quindi decidiamo di liberarcene perché tutta la crescita possibile e immaginabile è già stata fatta e addirittura rischiamo un ritracciamento severo. Quindi a quel punto ce ne andiamo a liberare. C'è anche un'altra valutazione da fare, un'ultima direi, che
ad esempio, quando magari un titolo ci piace così così e lo andiamo a sacrificare per acquistarne uno migliore. Quindi abbiamo in portafoglio i nostri bei 20 titoli, ne troviamo uno nuovo che ci piace tantissimo, non abbiamo la liquidità disponibile per andarlo ad acquistare, e allora andiamo a sacrificare il peggiore dei 20 titoli, quello che in quel momento ha poco senso. E ovviamente come facciamo a sceglierlo? Beh, è quello che ha delle prospettive peggiori, oppure si sta avvicinando a uno di quei punti che abbiamo detto, quindi è molto vicino al nostro take profit, il suo business è stanco, sta venendo meno, ci sono state notizie poco convincenti, insomma è quello che si trova verosimilmente più in difficoltà all'interno del nostro portafoglio. Quindi abbiamo visto circa 7-8 motivi per cui uscire da un'azione. Io quindi, proprio perché abbiamo detto e parlato tanto di fondamentali e di notizie, è per questo che vi dico non possiamo avere 50 titoli in portafoglio, proprio perché non potremo andare a seguire tutti quanti questi che sono, diciamo, gli sviluppi e le notizie e i fondamentali da seguire per ogni singola società in cui siamo andati a investire. D'altronde, se è vero che bisogna fare a monte un lavoro importantissimo per andare a selezionare un'azienda che si merita di stare nel nostro portafoglio, è altrettanto vero che non possiamo mai distaccarci dallo stesso. Ora, senza farlo diventare un discorso morboso, perché è inutile andare a controllare ogni giorno, però diciamo che sicuramente nell'arco di un trimestre, io direi di dover andare un po' nell'arco di 90 giorni, essere andati a rivedere un po' le notizie di tutti quanti i titoli che abbiamo in portafoglio. Quindi un giorno ne vediamo uno, 2 o 3 giorni ne vediamo un altro, comunque siamo sul mercato, ci concentriamo soprattutto su queste notizie, magari quindi facciamo un lavoro più importante durante la stagione degli earnings e poi ci rilassiamo. Ci sono delle società in cui possiamo fare questo lavoro, diciamo anche un po' più soft nel tempo, non dobbiamo farlo in maniera così frequente, quindi quei business che possono essere, mi viene in mente Coca-Cola per dire, insomma, non è che tutti i giorni accade qualcosa, una biofarma, una società tech, soprattutto che sta cavalcando una moda del momento, tecnologia del momento, bisogna stare un po' più attenti. Poi ho detto moda, ma noi non dovremo mai andare a comprare per moda. È chiaro che potrebbe trovarsi la nostra società all'interno di una moda, perché comunque siamo stati bravi e abbiamo capito per tempo quale sarebbe stato un settore da andare ad acquistare. E quindi, anzi, se si trova in moda, probabilmente stiamo facendo anche tantissimi soldi. Però dobbiamo vedere poi se gli investitori a un certo punto non crederanno più in quello che potrebbe essere un settore che sta vivendo un boom esagerato in quel momento e potrebbe andare in bolla. Insomma, poi rischiamo anche di andare un po' off topic. Però sono questi i motivi fondamentali per cui uscire da un'azienda. Quindi molti sono legati proprio a quelli che sono i vantaggi, quelli che è il business, quelli che sono le notizie legate alla società. E altri invece sono proprio possiamo legarci proprio a dei numeri bene specifici che possiamo andare a leggere su un grafico quando scegliamo il nostro livello di take profit, oppure quando abbiamo i nostri indicatori fondamentali che arrivano a indicarci dei numeri eccessivi e quindi è talmente sopravvalutata che è ora di uscirne. Ragazzi, fatemi sapere se sono anche questi i vostri motivi, se ce ne avete qualcuno in particolare, se me ne sono dimenticati degli altri che secondo voi sono rilevanti, se questo video vi è stato utile, lo avete gradito e non vi siete ancora iscritti al canale, io vi invito a farlo per sostenermi, vi auguro degli ottimi investimenti, mi raccomando anche un bel pollicione all'insù, ci sentiamo prestissimo, ciao!